Questo non è amore, è la campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato, in particolare la Questura di Pescara ha organizzato un incontro all'Istituto De Cecco, oltre al Questore e alla dirigente scolastica, rappresentanti della Procura della Repubblica, psicologo della Polizia di Stato, esperto in crimini informatici, insieme all'Associazione Ananche. E nel cortile dell'Istituto Alberghiero il cosiddetto camper rosa della Polizia. Ascoltiamo il Questore, Carlo Solimene. Da parte delle donne c'è maggiore consapevolezza nel denunciare? Devo dire che è aumentata la consapevolezza, il fatto che se ne parli, il fatto che ci sia una campagna così importante è oggettivamente qualcosa che poi rende merito non solo alle istituzioni, ma anche alla cittadinanza, in questo caso di Pescara, che è fortemente collaborativa. Lo vediamo anche negli ultimi fatti di cronaca, tutti comunque sono dalla stessa parte, la parte dello Stato, e lo Stato deve vincere sempre. La prevenzione deve iniziare dai più giovani, ha detto la dirigente scolastica dell'Istituto De Cecco. E per combattere questo fenomeno culturale non è possibile operare da soli, bisogna costruire una rete di soggetti che intrecciano e coordinano le loro azioni, e la scuola è al centro di questo percorso, perché l'obiettivo della scuola è quello di insegnare ai ragazzi a decodificare e a decostruire gli stereotipi e i pregiudizi troppo radicati da tempo. All'Aurum 700 studenti hanno partecipato all'iniziativa dell'assessorato alle politiche sociali del comune di Pescara, alla presenza delle autorità, tra le quali il prefetto, il sindaco e le forze dell'ordine, nonché l'associazione Ananche. Intanto il prefetto Flavio Ferdani. Il fenomeno purtroppo è attuale e drammatico, e quindi è fondamentale agire con le nuove generazioni, con il mondo della scuola. Perché al di là di quelle che sono tutte le attività che possiamo mettere in campo a livello istituzionale, dobbiamo tutti insieme creare una cultura del rispetto che attecchisca completamente nella società e che eviti il ripetersi di questi episodi, non solo di omicidi, ma anche di tutte quelle forme di maltrattamento, violenze psicologiche. L'assessore alle politiche sociali del comune di Pescara, Adelchi Sulpizio, parla di questa iniziativa inserita in un ricco cartellone di eventi per prevenire la violenza sulle donne. Ma oggi sarà una giornata importante. Io ribadisco sempre che oggi è il 25 novembre ed è giusto ricordare che è la giornata contro la violenza sulle donne, ma nello stesso tempo dobbiamo ricordare che noi siamo proiettati 365 giorni all'anno a ribadire no alla violenza sulle donne. Questa è una cosa molto importante. Oggi divulghiamo anche questi dati. Di cui ci parla Anna Teresa Murolo, Ananche. Allora, i numeri quest'anno sono aumentati del 4% rispetto sia al primo contatto delle donne che chiaramente chiamano il centro, sia delle donne che avviano il percorso. Faccio questa distinzione perché è una distinzione importante, in quanto sottolineiamo il fatto che di 350 donne che chiamano il centro antiviolenza per la prima volta, solo 159 avviano il percorso. Questo che cosa significa? Significa che ancora c'è una forte vergogna di intraprendere il percorso e anche di, cercare di perdonare quello che è l'uomo maltrattante e quindi continuare a vivere in questa situazione di violenza. Per una serie di motivi. Nonostante le sensibilizzazioni, sì, le donne hanno ancora paura e le donne hanno anche tanta difficoltà a venire fuori dalle situazioni, da situazioni di violenza, perché molte donne non lavorano, non hanno un'indipendenza economica, e questo chiaramente le fa scegliere di rimanere con il maltrattante perché non hanno altro posto dove andare.